Segui La 7 anche su Instagram. La 7 ovunque con te. Qui vengo a lui, a Mamadou. Sì. Mamadou, tu di dove sei? Della Costa d'Avorio. Costa d'Avorio? Sì. E la tua storia, tu hai la maglietta Movimento Migranti Rifugiati Caserta. E la tua storia, in estrema sintesi, che storia? Tu hai fatto il viaggio? Ovviamente questo viaggio l'ho fatto con il mio cugino. E all'epoca abbiamo attraversato il deserto con tutte le sofferenze. Per chiunque ha già visto il film, le torture in Libia, quindi questo film racconta la verità, le nostre vissute. E l'abbiamo fatto perché non c'eravamo alternativa, quindi eravamo obbligati a fare questo viaggio attraversando il deserto. E secondo me, in questo giorno leggevo che un bambino si è ritrovato sul deserto e si potrebbe fare, dare la possibilità dei canali di ingresso regolari per stroncare anche i traffici di esseri umani. E questo bisogna avere il coraggio di combattere per dare dignità, perché questo film parla di diritti, parla di dignità, e io credo che Matteo è riuscito a mettere in campo una realtà che forse non è stata raccontata. E crediamo anche che questo film farà riflettere tutto il mondo intero, ovviamente, perché quando si parla di diritto, libertà di viaggiare, libertà di poter avere accesso a tutti i diritti possibili. E crediamo anche che questo film ci dia la possibilità di un cambiamento di essere umano, perché al XXI secolo non è possibile che noi non possiamo avere il visto per viaggiare, e crediamo che è opportuno che abbiamo anche questo accesso, e così il mondo possa cambiare. Vediamo un'altra.